fatemi sapere se si sente. Hola, Jenny. Hola, Spagna. Fatemi un saluto, fatemi un ok, fatemi per favore un cuoricino anche, che non mi dispiace. Perfetto, si sente benissimo. Ci sono adesso anche le nostre trainer di Vika PMU Studio e Training Center. Quelli che saranno adesso anche accesi su questa diretta, pian pianino, innanzitutto perché sono qua. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao Silvia, fatemi anche un ok se state tutti bene, che dura stare chiusi in casa, essere diciamo impotenti in questa situazione brutta, perché è veramente, come posso dire, è pazzesco per quanto riguarda questa situazione, questa diciamo nostra isolazione di noi stessi in casa, perché non possiamo fare niente bene. Bene, grazie, grazie che ci siete. Ci sono poche persone, probabilmente qualcuno anche mangia, oppure è finito da mangiare, oppure sta riposando. Io sarò breve, non sarò molto, molto, diciamo, polemica. Diciamo che volevo parlarvi appunto di situazione questa che riguarda il trucco permanente e questa quarantena. Diciamo che innanzitutto volevo chiedere a voi, spero di una vostra risposta piccola. Che cosa pensate voi? Che cos'è proprio il trucco permanente? Che cos'è? Che trattamento è? Perché una donna lo deve fare? No, sto parlando adesso seriamente perché dopo che qualcuno mi risponde, qualcuno scrive una piccola frase, rispondo io per quanto riguarda quello che penso io di trucco permanente e tutto ciò. Per cui io aspetto, dai, scrivete. Mi piacerebbe anche sapere che cosa voi pensate di trucco permanente. È un trattamento invasivo? È un trattamento naturale? È un trattamento che lo deve fare per forza una persona? È un trattamento che può migliorare o un trattamento che può peggiorare? Ma un po' serve per tanti motivi, ok, per quali motivi serve? Francesca, mi interessa proprio sapere per quali motivi serve trucco permanente. Poi, per quali motivi serve chirurgia estetica? Serve per dare più autostima, per stare sempre in ordine, ok? Un punto, diciamo, di vista che potrebbe essere. Per che cosa serve addirittura il trucco permanente oppure, diciamo, chirurgia estetica? Essere sempre in ordine e correggere difetti. Difetti ce sono tanti, ma ogni tanto questi difetti, diciamo, diventano le nostre, diciamo,
diciamo, timidezze e i nostri problemi psicologici, anzi, perché noi ogni tanto non accettiamo anche noi stessi, perché noi non possiamo essere tutti Claudia Schiffer oppure essere de Belen, perché anche Belen è stata rifatta e abbastanza tantissimo. È il mio modo per far stare meglio le persone, ma solo se c'è la necessità. Esatto. Per chi non ha tempo di truccarsi, non sono d'accordo. Truccarsi bisogna sempre. Credo sia un trattamento utile a migliorare se fatto correttamente. Iniziamo a avvicinarsi, diciamo, a questo che io ho in mente. Per aiutare per persone che hanno alopecia. È un, diciamo, una via di quello che può fare trucco permanente. Secondo me serve tantissimo. Serve e anche no. Dipende dalla base della priorità di una persona. Chi per piacersi e migliorarsi altre volte per accettarsi, magari in seguito a patologie. Esatto, per migliorare sempre e di più con estetica di ogni tipo, ma il migliorare ha tanti gusti. Esatto. Allora, volete sapere veramente che cosa penso io di trucco permanente e di chirurgia estetica? Allora, quello che penso io realmente può piacere o non piacere, oppure qualcuno può condividere o non può condividere con me il mio pensiero, però vi chiedo la cortesia di ragionare anche un po'. Non vedo l'ora di fare un corso con te, super professionale, grazie, grazie a Loredana, mi fa tanto piacere, ma io non piaccio a molte persone magari per il mio tipologia di carattere. Ora io sono in macchina e ho fatto una piccola spesa veloce e ho scappato praticamente di casa e mi sono rinclusa in macchina perché dovrei avere anche il mio piccolo spazio. Per quanto riguarda trucco permanente e chirurgia estetica, io penso che le persone consapevolmente sono consapevoli che vanno a rovinarsi da un operatore o da chirurgo estetico, perché tanti molti parlano di naturalezza, di un aspetto molto naturale, eccetera, ma ogni intervento, ogni puntura, ogni colore che è stato messo nella pelle è sempre un, diciamo, un trattamento invasivo e per forza non va a, diciamo, non va a trattarsi di proprio naturalezza di persona. Poi quanto dicono che ah sì, perché molti di persone devono comunque farsi punture, filler e tutto quanto solo da un medico. Non sono sempre d'accordo con questa teoria. Sì, deve farlo un medico, ma un medico specializzato proprio su chirurgia estetica. Non quel medico che fa i denti o un ginecologa che pure si permette di fare queste punture, ok? Perché dico questo? Semplice motivo che un medico sa benissimo dove c'è sotto la pelle un capillare, privet, privet, sa benissimo dove
che muscolo e che cosa deve bloccare. Sa benissimo quanta fial e quanti ml deve mettere, cosa deve mettere, come dare un soccorso se succede qualcosa, ok? Ma un medico realmente non vede le sfumature e non vede benissimo, diciamo, aspetto del proprio il viso. Se non siete d'accordo con me, potete anche scrivere, però io sono una persona che anche ho studiato, diciamo, le punture e lo sanno molti. Anche se io non eseguo questi trattamenti in Italia, assolutamente, ma la mia competenza, quella che io ho frequentato nel mio paese, mi permette di fare. Io faccio anche per me stessa, ok? Le meso e faccio anche le punture di, diciamo, di tanto tipo. Quello che penso io è le persone consapevoli vanno proprio da questi professionisti, come per me nel mio paese. Se siete d'accordo, sono felice. Uno che va a cambiarsi proprio aspetto fisico e aspetto del viso è già, diciamo, non sta bene perché non piace quello che vede nello specchio. Da qui, ovviamente, bisogna parlare con psicologi, certo, perché sappiamo che alcune persone esagerano anche con questo, ma nessun dottore e soprattutto non tutti i dermopigmentisti lo sanno come lo devono fare. Adesso, se volete, io proprio vado anche a giudicare le persone che praticamente oggi ci sono sul mercato. Perché non vado a giudicare il loro che di carattere, ok? Non vado a giudicare come le persone, come sempre ci è detto di me: ah, questa è una stronza, questa è proprio ladra, questa è una antipatica, questa non sa fare un cazzo, questa sempre in prima linea, deve scendere dal piedistallo, questa deve fare questo, questa deve fare. A me non me ne frega un cazzo, sinceramente, di quello che pensano gli altri. Io sono professionista, punto. Prima non sono arrivata a questo livello da ieri a oggi, ok? Non è che io ho iniziato ieri e oggi sono già brava e mettetemi tutti gli applausi, ok? Per arrivare a un certo tipo di livello professionale ci vogliono tante, tante fatiche, esperienza, sputare sangue. Veramente fare tanti esercizi, provare, sbagliare, fare tanti errori, analizzare me stessa e i miei lavori, perché quel lavoro che ho fatto io ieri e quello che io ho fatto oggi sarà molto diverso, per motivo che io miglioro ogni volta che io sto seguendo un certo tipo di trattamento. Può darsi che qualcuno non è d'accordo con me, ma proprio di che cosa io volevo parlare e volevo anche chiedere da voi se
Può darsi, io sono una rincoglionita che non capisco veramente di che cosa si sta parlando di oggi. Cioè, aprendo il Facebook, aprendo Instagram, io vedo solo tanti corsi online gratuiti, ma proprio corsi. Io sono stata una dei primi, praticamente prima, di quelli che io ho proposto un corso online gratuito in questo periodo di quarantena. Giustamente, non dico che io ho iniziato già da un anno a fare corsi anche online per già professionisti nel settore. Diciamo che è stata la mia iniziativa di iniziare questi corsi gratuiti online. Primo era di reazioni allergiche nel trucco permanente, e perché non sempre per il pigmento, ma può essere anche sul lago. Chi ha frequentato questi corsi, io mi sono confrontata direttamente lì nel webinar anche con il dottore, e è stato detto tutto ciò. Ma vedendo i corsi online gratuiti dalle persone, mi scusate perché mi mandano anche questi video, dalle persone che sono incapaci anche di fare un disegno preparatorio, mi dovete scusare, però lo dico com'è. Danno nozioni sbagliate, ma sbagliatissime per queste persone che stanno guardando, e probabilmente avendo tanto tempo in questo momento, giustamente è normalissimo che uno anche deve mettersi in pratica, deve ripassare tutto quello che sa per poi ripartire più forte, che mai. Ma diciamo che è vergognoso e anche sbagliatissimo da parte di chi fa questa formazione per le ragazze, per operatori, che da solo non sa neanche seguire un disegno preparatorio, oppure dà dei schemi, dei peli sbagliatissimi che non sono assolutamente neanche possono essere usati sulla pelle vera, oppure le sfumature con le tecniche di puntinismo. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma mi dovete scusare, ma voi sapete che vuol dire mettere un punto con ago, una punta nella pelle? Ma qualcuno lo ha fatto, qualcuno ha visto questo dopo tanto tempo, che cosa succede nella pelle? E soprattutto, chi non lo sa e prende un pigmento sintetico, quel pigmento praticamente di tattoo, che ce ne sono molti, ma che effetto sarà? Ragazzi, questi tutti i puntini saranno i blu di Cucinella, così grossi, perché sappiamo benissimo che tutto questo pigmento si allarga. Dopo ancora un po' di tempo ancora si allarga. Ma queste nozioni sbagliate dalle persone che non sono nessuno, neanche non sono conosciuti, ma perché lo fanno? Fanno sui gruppi chiusi, fanno su questo. Ma mi dovete scusare, ma io mi stupisco. Ci sono anche quelli che si mettono in mostra, quelli che fanno, come si dice, missionari del PMU, perché loro lo fanno solo per amore. Per quale amore voi lo fate? Per quale amore? Quello che è uno di quelli che in una delle sue dirette mi ha augurato la morte di coronavirus. Uno di quelli che non sa lavorare, che dovrebbe nascondersi in un buco, cioè lui insegna alle ragazze e gli dà nozioni sbagliatissime. Ma sbagliatissime, che sapete che cosa sarà? Saranno dei mostri, dopo usciranno dei mostri del PMU,
dopo questa quarantena. E questo settore che io come una master trainer internazionale non mi vergogno a dire, ok? Perché veramente sono stata accettata e da 2017 che io giro tutti i congressi come speaker, come il giudice, probabilmente non è che li mettono lì i rincoglioniti o quelli che non sanno proprio fare niente. E io posso anche dire la mia, io posso anche dire la mia opinione, perché cavolo, io ce l'ho più di 1000 ragazze come allieve sulle mie spalle, e mi dovete scusare che le mie ragazze dopo un corso base lavorano molto meglio che questi che stanno facendo questa nozione. Ciao Aurelia, come state in Sicilia? Non ti ho sentito già da una vita. E Aurelia è anche stata con me a alcuni congressi, viene da Sicilia, e questa persona si forma in continuazione, anche se lavora da pochi da tanti anni, ma fino ad oggi questa persona, che la stimo tantissimo, ogni tanto una volta sei mesi ci sentiamo per salutarci, ma c'è Jennifer qua, che con me anche si è formata qua e con altri professionisti in Italia, è sempre in continua formazione. D'accordo, 100%, ogni giorno cerchiamo di migliorare per bravi, stanno dando la possibilità a chiunque di accedere, non è giusto per chi con tanta fatica ha pagato. Ti ho seguito molto, io sono pienamente d'accordo. Bene, meno male che c'è qualcuno che lo dice. Meno male, certa gente dovrebbe stare in quarantena forzata a casa senza dare consigli, né tanto meno fare dei corsi online. Ma come si fa? Non lo so, perché è diventato un circo. Meno male noi abbiamo avuto te. E guarda ragazzi, veramente è un circo, è politica per accaparrarsi corsi successivi e acquisto prodotti. Ho capito, io sono d'accordo, ma io anche ho preparato per voi in questo momento molti video di life hack nuovi, di qualcosa che vi può aiutare, il minimo. Magari qualcuno già lo sa e lo può ripassare di nuovo, ok? Ma i corsi, e soprattutto corsi basi, soprattutto per le persone che sono all'inizio, ma che corsi online? Ma va bene, anche se volete, ognuno può fare anche beneficenza. Io ho fatto le mie beneficenze, ma non vado a gridare che io ho fatto, che io ho mandato soldi, che io ho mandato le igienizzanti o io ho mandato le mascherine. Me ne sbatto proprio di niente, perché io non ho bisogno di mettermi in mostra. Il problema è adesso che va benissimo, può qualcuno anche farlo, ma per favore, io chiedo adesso cortesia anche a alcune mie colleghe che anche rappresentano tante accademie, ok, che sono magari già nel settore o appena hanno iniziato. Smettete di fare per le ragazze la formazione sbagliata, perché mi mandano le foto, perché mi mandano i video. Anche io non chiedo niente a nessuno, io non ho tempo neanche per fare la cacca. Vedete che io ho scappato in macchina per fare questa diretta, ok? Perché non ho possibilità di rinchiudermi in casa, perché il piccolo e tutti quanti mi sempre disturbano, ok? Però fatelo bene, non fate la formazione sbagliata, perché le ragazze usciranno ancora peggio da questa quarantena come sono stati messi, anziché le ragazze devono ripassare
diciamo, tutto ciò che già ce l'hanno nozione, che quello che hanno acquistato con diversi corsi, magari qualcuno ha appena finito corso base, anziché mettersi diciamo, in pratica tutto ciò, fanno una confusione e poi con questi cazzo di puntini che cosa fanno? Ma chi le toglie? Ma voi non capite che neanche laser non toglie questa cosa. Adesso leggo un po', ma non ci posso credere. Ma cosa arrivi la gente? Non lo so che cosa arriva. Anche a pagamento purtroppo ci sono dei delinquenti che inventano in corsi. Ci sono tutti, sono d'accordo. Ovviamente dovete voi guardare soprattutto chi che cosa fa e come lo fa il loro lavoro, e sentire anche delle persone che già hanno frequentato diversi corsi con questa persona, perché io capisco che questo settore è molto in crescita, ma fra un anno, fra 2 anni saremo nel culo, voi capite o no? Questo settore è molto cresciuto grazie a tanti noi, quelli che già hanno iniziato. Perché? Perché ancora in Europa ci si tengono i prezzi, cerchiamo di tenere il livello alto. E potete dire quello che volete, io giro tutto il mondo di trucco permanente, io ce l'ho tutte le colleghe che conosco e facciamo amicizia, abbiamo i gruppi privati dove noi contattiamo ogni giorno, ma da tutte le parti, dall'America, Brasile, Cina, Russia, ovunque. Io so benissimo di che cosa consiste tutto questo mercato, ma il problema è che Cina abbassa prezzi pazzeschi, Russia ha anche cominciato a abbassare, ma Cina proprio troppo, abbassato lì, proprio a 2 lire si fanno tutti questi trattamenti e tutto ciò così senza igienizzanti, senza guanti. Mi dispiace, ma questo è vero. Io ho visto anche, poi Russia abbassa i prezzi, in America già stanno diciamo ballando tutto, in Europa ancora cercano di mantenere, ma anche Europa sta cominciando ad abbassare. E poi che cosa succede? Adesso è successo che è arrivato questo pandemia di coronavirus e siamo rimasti tutti e tutti tutti bloccati, e anziché, diciamo, in questo momento prendere responsabilità e pensare bene che cosa fare dopo, noi andiamo solo a rovinare ancora quello che ce l'abbiamo nelle nostre mani. Ho studiato sull'ultimo corso fatto con te, guarda te, qua si studia sempre. Tu, al contrario, formi davvero in modo preciso e puntuale. Grazie mille, grazie. A me anche servono questi commenti, ma anche i commenti magari che c'è qualcosa che non piace. Io lo so che io non ho semplice carattere, ma io sono veramente fatta in un modo che o io insegno o non insegno. Il problema è che stanno facendo corsi di tutto, trucco, unghie, PMU, depilazione, e la gente è convinta di poter fare da sola. Esatto, perché ho visto proprio ieri e altro giorno che mi hanno mandato anche un SMS in privato le ragazze che stanno cercando le macchinette a 100 euro. Cioè, ma mi potete dire, ma io sembra che sto sognando, ma io dico, prendete i corsi che avete fatto e ripassateli bene, giusto, Jennifer? Sono proprio d'accordo con te. E di nuovo quello che faccio io, mi trovo bene, bravissima. Io sono molto persa, ci sono tante scuole, voglio iniziare adesso che ho tempo, mi sto informando in giro, però non immaginavo che ci sono tante scuole. Sono d'accordo con te e devi anche
guardare soprattutto i feedback e sentire le persone, quelli che si sono formate. Non devi guardare la persona, o stronza o non è stronza, o buona, nessuno vi deve leccare culo sempre, ok? Da me o tu lavori o non lavori. Se tu sei arrivata al mio corso, come penso io, no? Se tu sei arrivata al mio corso, ok, vuoi prendere tutte le mie capacità, teoria e tutto quanto? Sì, ok, vuoi prendere. Ma se tu non fai niente, se io ti dico fai così, cosa? Ah, io non posso, non ce la faccio, non posso, non mi viene, cosa devo fare? Cominci, beh, non esiste. Tu puoi solo iniziare a lavorare, come ti dice un operatore, un trainer, e fare quello che lui ti dice, anche con tanta fatica, e solo così tu puoi imparare, perché tu sei arrivata da me, hai speso i soldi, non ti pensare che questi soldi che tu hai speso io ti do le mie mani e tu cominci già subito domani a lavorare bene. Non esiste, ma non esiste, ma perché c'è, cioè, proprio è impressionante di pensare in questa maniera, ok? Tu devi prendere tutto, hai pagato di tua formazione, prendere e mettere immediatamente, giorno dopo, mettere tutto in pratica e fare, 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 altrimenti non si potrà venire da nessuna parte. Questo è il problema di molte persone. Ci sono persone che sono veramente molto viziate in maniera che, ah, io ti pago, tu mi devi dare, ma io non posso dare le mie mani, io non posso dare a nessuno la mia capacità. Io sinceramente per la mia formazione cerco sempre il meglio e non seguo la massa. Sono sincera, fino al 27 gennaio 2020 non ti conoscevo. Ho avuto questa possibilità durante un corso. Ok, ci fai vedere la foto? La foto di Kerosella. Io sono contenta del corso che ho fatto con te, hai valore aggiunto, spieghi non solo la tecnica ma anche il lavoro in prospettiva e le problematiche che possiamo incontrare. Grazie mille, Rossella e Elisa. Soldati, grazie mille, mi farli sbattere la testa, si renderanno conto che serviranno nozioni giuste e tanto, ma tanta pratica. Ecco, ve lo dice una persona che si forma sempre e sempre. Mi ha lasciato dei tuoi corsi e ho deciso che se inizio in questo settore voglio iniziare con te, perché da quello che vedo sei la migliore e mi piace però. Valentina, grazie mille, io ti aspetto con tanto tanto piacere e con cuore aperto. Il mio motto è più spendi e meno spendi. Brava Vic, vedi che sei adorabile, veramente, non lo pensano tutti. Allora, sopracciglia che ti mandano in bestia, li pubblico. Io lo vedo ora. Speso di 6.000 euro in corsi base, master microblading, oggi mi trovo a non essere soddisfatta dei miei lavori. Ti ho sentito e a fine marzo dovevo fare corso con te. E io purtroppo tutti i corsi sono stati sospesi e noi sappiamo per quale motivo, e diciamo che mi dispiace tantissimo. Io altro ieri ho pianto tutto il giorno che avevo mal di testa, veramente non lo so, mi dispiaceva per me stessa, non so, ero tutto il giorno giù di morale, proprio pazzesca, perché
mi dispiace veramente tantissimo di tutta fatica, di tutto lavoro, di tutti investimenti pazzeschi, di tanti tanti soldi, energia e sangue che sono stati spesi in questa accademia, in questi corsi, in tutta mia formazione sono stati sospesi. Cioè, a me piange veramente il cuore, però ho capito che piangere non serve a un cazzo, ecco, a niente, e bisogna andare avanti. E noi dobbiamo andare avanti più forti come mai. Cioè, veramente dobbiamo mettere proprio in testa. Io non vedo l'ora di fare un individuale per adesso, ripasso gli appuntamenti dei corsi. Allora, adesso c'è Alessia. Alessia, ti prego di mandarmi per favore un invito, che così io ti accendo qua su questa diretta. Dai, mandatemi tutto, oppure Elona, mandatemi qualcuno, visualizza, ecco. Adesso aspettiamo un attimo che si accende Alessia. Ciao Alessia! Ciao, ciao Vicky, ciao ragazze, ciao a Ciao tutti. tesoro. Che bello Ciao, vedersi come così. state? Come state voi in Toscana? Ma diciamo che qui la situazione è un po' migliore rispetto al resto dell'Italia, però la paura c'è, siamo tutti chiusi in casa, mangiamo tanto, cuciniamo, mi faccio i Io già non complimenti. entro, neanche, non entro nello schermo. Alessia Pastatore è una delle nostre trainer di Toscana, bravissima, ha iniziato a fare il suo percorso con altre accademie, però poi è venuta da me. Posso dire la mia, che questa ragazza e altre mie ragazze, dopo corso base che hanno iniziato con me, sono diventati i nostri trainer di Vica PMU e ne sono molto felice e stanno dando numeri, diciamo, lo dico così per lo scherzo, perché sono veramente brave e stanno formando anche le ragazze in maniera molto, molto giusta, diciamo, molto. Nello stile della Vica PMU, nello stile voluto da Victoria Ecco, Lagoida. Alessia, dimmi due parole, perché voglio dare anche una parola anche a altre trainer. Che cosa pensi tu anche di tutta questa situazione che sta accadendo in questa forzata, diciamo, galera nostra? Allora, io sono dell'opinione che in questo momento le persone sono tutte un po' angosciate, anche le accademie. E però secondo me sta passando un messaggio proprio sbagliato, perché questo è un mestiere altamente professionale, va preso seriamente, non è un gioco, va bene fare delle dirette, va bene confortare le persone che seguono, va bene dare delle informazioni principali. Perché? Perché una persona, se sta prendendo in considerazione di intraprendere questo percorso, è giusto che si informi, però non si può imparare un mestiere, perché questo è un mestiere, non è un passatempo, non è un hobby, è un mestiere che comporta anche responsabilità. Non si gioca. Innanzitutto. Ecco, non si gioca, non si gioca. Quindi non sono assolutamente d'accordo con formazione gratuita, anche perché un professionista che si ritiene tale ha speso tanto, come dici tu, di soldi, di tempo, di fatica, di nottate, di esercizi per arrivare a Perché diventare. alcuni dicono che la Guaina è una ladra, sempre prende i soldi. Sì, e io ne sono anche, non mi vergogno, diciamo, di questo dire, perché io non do mai una nozione sbagliata, non do mai, se devo dare, lo do, ma anche voglio ricevere soldi. Questo che mi fa autonoma, perché io, avendo Certo. 37 anni, non sono dipendente né dei miei genitori né di nessuno, anzi aiuto a loro. Certo, ma diciamo anche che una persona che arriva ad essere
a ricoprire il ruolo che ha è anche perché ha speso del suo tempo, del suo studio, quindi è anche giusto. Io ti ha fatto anche errori. Ecco, cioè io ti insegno un mestiere, ti insegno quello che ho imparato, quello che è la mia esperienza, ti insegno a non ripetere errori che ho fatto io, quindi non vedo per quale motivo il mondo gira con il denaro, io lavoro per mangiare, mi paghi. Mi paghi giusto, ma mi paghi se vuoi imparare, se vuoi diventare. Assolutamente. Poi, allora, siamo arrivati al punto che secondo me chi fa queste cose è perché ha sete di fama, in qualche maniera ha bisogno di farsi vedere, di farsi notare, perché magari ai congressi non viene sì, chiamato. Perché stanno giocando praticamente, come vedo io, che stanno giocando praticamente adesso sulla debolezza di questa situazione. Esatto. Perché le persone adesso in questo momento sono molto fragili. Certo. Cioè, con emozioni sono molto, diciamo, bipolari, per motivo che, che sappiamo. Siamo tutti sulla stessa barca alla fine, no? Anche io ho dei momenti in cui sono euforica, dei momenti che piango e mi abbatto. È il momento, è questo, però adesso è il momento di pensare a quello che vogliamo fare anche in futuro, di studiare mentalmente quelli che sono i programmi, una volta che si sarà ripresa a vivere una vita normale rispetto a come la stiamo vivendo adesso. Io resto dell'opinione comunque che chiunque può fare qualunque cosa se ci mette dell'impegno, se ci esatto. mette della dedizione, dell'amore, della passione, però qualunque cosa una persona decida di fare la deve fare seriamente e professionalmente, perché sennò qua si va a sputtanare la professionalità di qualsiasi tipo di mestiere, E noi soprattutto. sappiamo questo perché anche tu hai iniziato anche con il settore delle unghie, con il settore di estetica, però ti sei messa e sappiamo in quale livello è arrivato anche questo settore, Certo. grazie alle persone che sempre vogliono fare le furbette. Niente, Alessia, io ti ringrazio tantissimo Grazie a che te di sei avermi stata coinvolto, con Mika. noi e ci vediamo qua. Grazie. Presto, prestissimo. Un abbraccio. Ciao, Mika. Allora, adesso grazie, grazie mille, bisogna avere diploma di estetista o qualcos'altro per fare un corso con te, bisogna fare o prima o dopo il mio corso base, il corso di igienico-sanitario, cioè abilitazione questo che vi dà un, diciamo, patentino per lavorare nella vostra regione ufficiale. E dov'è c'è Greta? Greta, mi raccomando, mandami per piacere invito. Greta, dai, facciamo in modo che lei si accende o Elona o qualcuno. Non dovete mandarmi messaggio privato, dovete mandarmi qua invito, cioè cercate. Eccoci qua, Greta. La accendiamo un attimo. Vediamo che cosa. Greta è in attesa. Buongiorno, E ciao Greta Masolini in questo momento si trova nella zona praticamente nera di tutta Italia e rinchiusa in casa. Mi dispiace dirlo, Greta, però spero che state bene tutti quanti. E più o meno. perché? Perché ci sono un po' di sintomi, mettiamola così. No, dai, non dire così. Io la febbriciattola, ma tutto va bene, mentre mia madre ce l'ha, però sta bene, quindi tutto ok. Step by step. Mi raccomando, mi dispiace tanto, mi raccomando, state attenti e curatevi. Poi ci sentiamo in privato, ma se riesci a parlare, dimmi tu, tutto ok? Facciamo un mentre locale, diciamo, di situazione questa. Che cosa anche pensi tu? Che cosa pensi Mi sembra che con questo clima di emergenza
ci sia proprio una guerra o un arraffare il buonismo. Guerra tra i poveri! Ecco. Cioè, Cazzo, se tutti mi che guarda cercano. qualcuno sarà un casino, eh? No, mi piace perché tutti che cercano di fare i buonisti, volemose bene, è tutto bello, quando Sì. poi non è vero. Cioè, non è vero. E perché io devo fare finta di essere quello che non sono? O dispensare perle di saggezza per un lavoro che mi sono costruito? Cioè, io l'ho costruito, ho fatto fatica, io non lo posso regalare così, perché devo avere la coscienza di formare le persone. Esattamente, Il mio quello che lavoro vale. consiglio. E lo sai che poi io sono partita con una scuola che non mi aveva dato formazione e poi quindi ho fatto l'autodidatta e poi ti ho conosciuta. Quindi, chi è che mi fa regalare a me la roba? Con la fatica che ho fatto. Nessuno, perché prima di diventare la mia trainer, anche Greta è venuta ai corsi e ha speso i soldini. Cioè, non sai la fatica che ho fatto, cioè la fatica che ho fatto, gli errori, anche adesso in quarantena io mi sto allenando, ma tanto. Brava, e perché molti vedi che tu che sei già anche diventata master trainer, Greta che anche pure ha studiato tantissimo chimica, che è stata con noi anche sul webinar online, una persona che c'ha veramente tanto da dire e tanto da dare nel punto proprio teorico, ma sempre in continua formazione. Io voglio adesso vedere chi c'è qua che oltre che aprire il corso online gratuito con non so No, chi beh, un corso che ha online gratuito. aperto almeno un libro con dermatologia, che c'è anche su online, Penso nessuno. nessuno. Penso nessuno. Ecco, Cioè, per cui. ci può anche stare un confronto gratuito, tutti insieme, confrontiamoci, è quello ok. Ma che io ti serva la pappa pronta o ti dico, guarda, le sopracciglia si fanno così. Però io sono l'opera di San Vincenzo e non voglio niente, ma allora tu come campi? Cioè, tu sei un professionista, tu vivi di questo lavoro, ma a prescindere dalla persona, Perché chiunque sia. parliamoci chiaro, se uno che ha un'accademia, come lo dice un nostro amichetto, quello che mi ha augurato la morte adesso, 3 giorni fa, una morte di coronavirus, ho mandato anche un messaggio in privato e non mi vergogno a dire che ho detto che tu sei un bastardo proprio e non mi vergogno a dire perché non sei un uomo non può comportarsi in questa maniera. E diciamo che se tu sei un professionista, sappiamo che in Italia devi essere in regola, devi avere anche una SRL, se tu sei Sì, accademico, giusto? vero. E anche pagare tante tasse, per cui a prescindere di tutto Sì, ciò, non puoi fare l'opera non di San puoi fare il Vincenzo. furbetto o furbetta e dire che ah, io lavoro solo per amore di questa No, professione. Ma aspetta, aspetta, c'era quando? anche una cosa. Te la ricordi quello del ho fatto il corso dalla più grande master di tutto il mondo, quella spagnola? Eh Chi è sì. quella? Non Non... lo so. Vabbè, Rossella, poi ti scrivo in privato perché tanto, come dice giustamente l'oggetto, non si può dire cose ufficialmente scritto, anche comunque perché domani lui c'è un amico avvocato che mi manda. Beh, proprio posso dire che mi pulisco culo con un amico avvocato, perché anche la mia azienda ce l'ha avvocato. Quello che c'ho Vabbè, tanto lavoro. ma sì, ma tanto poi quello, sono proprio cadute di stile, a Sì. prescindere, l'importante è lavorare bene. Se lui non ha, se la persona non ha ancora capito che fa dei lavori pietosi, è un po' un problema. Cioè, non ha capito cos'è la bellezza oggettiva e la bellezza soggettiva. Oggettivamente fanno cagare come lavori, ma anche soggettivamente.
Infatti, tipo le labbra bulldog. se tu vuoi veramente fare una bella figura, ovviamente uno deve anche giustificare, cavolo, se stesso. No, Cioè, fai io ogni volta sempre vedo qualcosa che non va, ma voi mi conoscete perché a me non piacciono mai i miei lavori. Cioè, sono molto, come un lavoro. Eh beh, è posso dire? metterti in discussione. È Sì, metterti in sempre. discussione per migliorare. È lì Sì, che si cresce perché davvero. non puoi Non è. diventare un professionista, cioè, perché se tu non vedi che errore che hai fatto, cioè, come posso aiutare io? Ma se tu ti accontenti e la prima cosa che ti esce così la trovi bella, e lì abbiamo un problema. Ma il problema è che anche il seguito dica che quei lavori sono belli. Vuol dire che non hanno un metro di paragone. No, È quello no. che fa paura. Hai Eppure vanno a capito? giudicare gli altri, questo è È ancora. vero, Ah? Rossella. No, Rossella dice: non bisogna mai accontentarsi, è vero. Mai e sempre anche essere in continua formazione, sempre, sempre, sempre. Niente, grazie, mi raccomando, Greta, nessun sintomo, ne voglio un po' di vodka e vai a Nanda. Non bevo, sono astemia, sono Devi triste. iniziare. Inizio, via. Mi è bello il coronavirus così. No, non è, Bene. credo che il coronavirus, tanto No, adesso ma proprio sono due stupidate, due lineette di febbre, ma sono piatta. Vabbè. Ma vabbè. sì, fa niente. Mi Mi passa. raccomando, tieni duro, tanto ci sentiamo in privato, mi raccomando, dai. Va bene, grazie mille. Ciao a Grazie, grazie mille. tutte. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, voi siete un pochino tanti qua e state ovviamente ascoltando. sì, Rossella, adesso accendiamo noi. Accendiamo qua Irina. Ecco, vediamo se si aggiunge Irina. Eccoti qua. Ti sei già struccata o sei struccata? Ma cos'è? Non mi vedo, è normale? No, credo di no. Voi mi vedete, ragazzi, tutto bene? Sì, perché Irina Truta è una nostra trainer di Vica PMU. Da parte di più di zone, ormai più di zone. Adesso lei è a Padova e anche nella zona un po' più, un po' quella non molto bella dal punto di vista di coronavirus. Però Irina adesso sta facendo moltissimi video tutorial di make up. Mi raccomando, dovete andare a vedere tutti perché è veramente brava. Ecco, Irina, per quanto riguarda questa situazione, anche tu dai molto alle tue allieve, non solo di trucco permanente, perché Irina segue anche corsi di Lash di Ciglia e anche di è un po' di tutto, è molto brava, è fatta veramente da tanta tanta nozione, per quanto la conosco, per quanto la conosco, so che anche fa tutorial, c'è il suo canale di YouTube, la veramente ho tanta stima a questa ragazza. Dimmi tu, Irina, cosa pensi di tutta questa situazione che sta accadendo sulle spalle di dermopigmentazione totale? Allora, ragazzi, ciao a tutte quante, spero che tutte state bene. Io non mi vedo, quindi parlo un po' a un muro scuro. Comunque, quello che voglio dire io, in realtà, legato anche un po' al mio canale YouTube, che in realtà lo seguo già da, credo, 2 anni. Dare le informazioni a livello a titolo gratuito è anche a un certo punto di vista corretto, ma
per aiutare quelle persone che sanno già di cosa stiamo parlando. Fare i corsi online, no, perché stiamo comunque parlando di pelle, stiamo parlando di persone vive, non è più, sul serio, non è più una ciglia che tu, vabbè, la bruci e poi, vabbè, ti cade e poi, vabbè, ricresce. Stiamo parlando di una situazione dove noi, a livello di lavoro, quando ci arrivano quelle sopracciglia tatuate da persone che un po' si inventano, un po' hanno imparato in internet, ma a prescindere solo di questa informazione gratuita, sapete, io avevo letto una volta in internet una cosa che mi è rimasta impressa proprio dentro, che diceva: se sei così buono e vuoi fare tutti quanti felici, vai a vendere i gelati, no? Perché il gelato chi lo vuole? Alla fine del mese, scusatemi, ma come Greta, come tutte voi ragazze, abbiamo speso tantissimo nella nostra formazione e dare le informazioni a titolo di aiutare una persona è davvero un discorso. Fare i corsi, la vedo una cosa. A me le ragazze spesso chiedono corsi online, però finché io ti dico come gestire il profilo Instagram è una cosa, ma quando bisogna essere responsabili verso una persona che si sottopone e ti paga, perché scusatemi, a sto punto, se siamo così tutti buoni e facciamo tutti questi corsi online, allora a questo punto fai anche tutti i trattamenti gratis. Che cosa cambia? Cosa cambia? Esatto, perché loro vogliono che cosa? Vogliono tutte le nozioni gratis e poi vogliono prendere 500 euro di un trattamento eppure lo farlo con una macchinetta di 100 euro. Ma non Certo. esiste! Ci deve essere sempre una responsabilità vostra verso quello che fate, perché sul serio, ragazze, esiste una forza sempre maggiore di noi e se voi cercate sempre e che costi poco, e che sia gratis, e che costi davvero niente, e che me lo dia così tanto per darmi. E allora, perché diciamo l'universo vi deve dare quei clienti bravi? Perché vi deve dare quell'informazione? Perché vi deve dare i concetti giusti di come lavorare correttamente? No, non funziona così. Cioè, anch'io vorrei tutto quanto, ma non potete pretendere, diciamo, dai vostri clienti perfetti, oppure pretendere da che. Oppure magari ci sono anche lì tantissime ragazze che hanno fatto il corso di trucco semipermanente 2 mesi fa e ormai si mettono a fare i corsi gratis. E queste cose le vedi su Instagram, su Facebook. Oh, anche queste ragazze vanno in tilt praticamente perché da noi hanno preso una formazione, da questa persona prendono altra formazione che tra l'altro in molti casi è sbagliata e noi sappiamo che è sbagliata perché io posso permettermi di dirlo essendo anche una master trainer internazionale e giudice internazionale di molti congressi che sono stati anche sospesi, però cerchiamo di recuperare in quest'anno e anno prossimo. E sbagliate, vanno in tilt perché loro non capiscono perché dicono: ah, Irina ha detto così, ma però questa è stata più brava perché ha fatto corso online gratuito e adesso lei è molto brava, allora devo fare come lei. Vuol dire che Irina o Vittorio o Pinco o Palino sono stati stronzi, giusto? Perché hanno preso i soldi, ma non si è fatto una domanda alla ragazza perché non riesce a farlo? Perché probabilmente neanche una volta ha preso un foglio per disegnare oppure una pelle sintetica per allenarsi. Questo che Certo. non capiscono, capisci? E comunque noi sappiamo, perché molti mi chiedono, Irina, no? Come tu vedi anche il futuro di questa professione? Lo vedo male, lo vedo male, in senso non cambierà nulla, non cambierà tanto, né dopo un anno, non dopo due, non dopo cinque. Il problema sarà che se continua così, sarà sempre peggio. Sarà sempre peggio e sarà sempre perché ci sono tanti costi, ci sono master, ci sono congressi, uno dopo l'altro, uno non sa che fare. E io mi ricordo quando io ho iniziato, era un livello altissimo, hanno sviluppato una professione. Con alto livello, con praticamente una professione di top, capito?
erano i prezzi e tutto quanto molto, molto, molto alti. Irina, dove sei? Ritornata, Ah, ok. E comunque adesso lo vedo malissimo perché anche i prezzi, tutto. Irina, ci riaccendiamo perché ce l'ho 20 secondi perché solo un'ora si può fare Instagram. Andiamo ancora. Ragazze, adesso leggo solo questo per rispondere e finisco e riaccendiamo ancora.